nella legge di bilancio 2019, è inclusa la rottamazione con il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per le persone fisiche che attestano di essere in difficoltà economica. Lo stralcio è previsto per tutti quei debiti affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che riguardano versamenti di imposte e contributi non effettuati. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo portale un servizio Fai di a te per la rottamazione TER online. Rottamazione delle cartelle 2019. Come inviare la richiesta online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al servizio di rottamazione online dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente deve collegarsi al sito ufficiale dell'ente, entrare nella sezione dedicata alla definizione agevolata 2018, cliccare sull'apposito link e inviare la richiesta per ricevere via mail il prospetto informativo sulla propria situazione e l'importo dovuto. Dopo aver ricevuto via mail tutte le informazioni, si potrà procedere con la rottamazione online delle cartelle e degli avvisi ricevuti nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Punto per richiedere il materiale relativo alla propria situazione contributiva c'è tempo fino al 30 aprile 2019. Punto in alternativa alla compilazione domanda online, si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019 alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate e Riscossione di riferimento, inviando il modello da 2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC, oppure presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate e Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale esclusa la Regione Sicilia consegnando il modello da 2018 debitamente compilato e firmato. Punto riproduzione riservata copyright mimagazine.news.